E buonasera a tutti, partiamo col secondo speciale della giornata di oggi, 22 dicembre, è uno speciale che riguarda la musica. Prima abbiamo avuto Giordano Casiraghi e Renato Marengo con il libro appunto di Giordano Casiraghi, Cose dell'altro sono. Ricordiamo che questa opportunità viene data dal network di Sette Mondadori Bookstore, Acqui Terme, Crema, Genova, Sestri Ponente, Loano, Sesti Levante, Trento e Varazze. E a questo punto, per non perdere troppo tempo in preamboli, ricordo innanzitutto di passare dai Mondadori Bookstore, che siamo a Natale, quindi acquistate libri, perché un po' perché rimaniamo a casa, abbiamo anche bisogno di leggere e di tranquillizzarci e rasserenarsi con una giusta lettura, ma poi soprattutto sosteniamo anche questo settore che può essere anche in sofferenza. Il libro di oggi è un libro molto ma molto interessante, che riguarda diciamo un ambito di un grandissimo personaggio della scena musicale italiana, che è Lucio Battisti. Però io li vedo sotto traccia e a questo punto mi collego con lo studio Musica per il cervello. Eccoli qua, tutti e tre. Guarda quanti sono, come sono belli. Mi sentite? Chi è più bello? Perfetto. Chi è più bello? Allora, Roby Mattano, che è il signore con la mascherina che ha scritto il libro, eccolo qua. Tira giù un attimo la mascherina così ti vediamo. Eccoci qua, perfetto, riporta su, va bene. E poi dall'altra parte invece abbiamo Richard Mirella, promoter, organizzatore musicale e diciamo scrittore, non è un ghostwriter, ma scritto assieme ovviamente a Roby Mattano, questo libro che è Speriamo bene Lucio. Eccolo qua, Speriamo bene Lucio. Sullo sfondo invece, eccolo lì, perché dopo sarà molto ma molto importante averlo, poi lui può intervenire ovviamente quando vuole, specie con la sua chitarra, Ricky Anelli, grande cantautore. Ciao, ciao. Ciao Ricky, non parliamo di calcio perché qua abbiamo rappresentati il sottoscritto con l'Inter, poi abbiamo la Roma, poi abbiamo la Juventus e poi abbiamo l'Atalanta. Insomma, ci stiamo divertendo un po' tutti in questo periodo storico col calcio. Divertiamoci invece con la musica. Divertiamoci con la musica perché la musica ci accompagna sempre e Roby Mattano scrive questo libro per in qualche modo, non è la prima volta che si cimenta in una scrittura riguardante il grande Lucio Battisti, mettendo a posto un po' le cose, cioè Lucio Battisti è stato praticamente scoperto da Roby Mattano. Quindi chiudiamo qualsiasi eventuale polemica o richiamo da parte di altre persone che l'hanno incontrato, ma che indubbiamente non hanno avuto quella vicinanza, quella presenza, quel conforto anche in una fase iniziale che poteva anche magari in qualche modo far fare una carriera molto ma molto differente a Lucio Battisti. Quindi c'è un merito da parte di Roby Mattano. È giusto? Giustissimo, e se mi permetti, cioè, quando ho conosciuto Roby tanti anni fa, mi ha sempre trasmesso il cruccio di aver conosciuto Battisti prima degli altri e di non aver mai potuto, mai voluto, non ha mai voluto lui citare questo particolare. Ci sono voluti degli anni per spingerlo a dire come stavano effettivamente le cose, e adesso abbiamo messo in questo libro i primi anni sconosciuti di Lucio Battisti, e finalmente anche abbiamo si è permesso di dire la verità, a differenza, eccolo lì, vedi, speriamo bene. Poi spieghiamo anche perché speriamo Sì. bene. Così abbiamo ha detto la verità, diciamo, abbiamo aperto uno spazio. Appurato quello che era, diciamo, la realtà, perché insomma poi ci sono molte, quando manca un personaggio c'è sempre la persona che dice io l'ho conosciuto bene di qua di là, mentre invece è stato un momento fondamentale proprio per la carriera di Lucio Battisti, in quanto Roby Mattano era il cantante dei campioni. Era subentrato a Tony Dallara nel periodo a cavallo tra gli anni 50 e 60, e quindi aveva già iniziato con una grandissima carriera con gli standard americani, con la canzone melodica italiana, ad avviare un certo tipo di discorso. Era i Campioni, erano il gruppo più importante, un gruppo band orchestra che veniva ingaggiato ovviamente in quegli anni con dei contratti molto ma molto importanti.
Poi cosa succede? E do la parola ovviamente a Roby Matano. Prima di tutto, scusami, introduciamo, perché tutti i libri che riguardano Lucio Battisti portano il titolo di una canzone. Un libro si chiama Emozioni, un libro si chiama Un panino, una birra, e poi, perché il nostro libro, o meglio, il tuo racconto si chiama Speriamo bene, che non ha niente a che vedere, Speriamo bene Lucio, che non ha niente a che vedere con i titoli di Lucio. Perché riguarda il carteggio privato tra Roby Matano e ovviamente... Facciamo direttamente da Roby cosa è successo. Ecco, faccio vedere proprio la pagina, vediamo se si riesce a vedere la pagina. Questo qui è... una lettera, una delle tante lettere che Lucio ha scritto. E finisce proprio così, speriamo bene Lucio. Ciao Lucio. Sì, ho voluto mettere questo titolo d'accordo con Richard perché è molto facile parlare di Lucio Battisti e citare un titolo di una canzone. Per me non era necessario, anche perché avendo, e lo dico senza nessun problema, avendolo inventato, perché quando Lucio Battisti lo chiamato nei campioni, era un ragazzo, tra l'altro era ancora minorenne perché aveva 20 anni e da allora si diventava maggiorenne a 21 anni. E quando poi incominciò a suonare con me tutti i giorni, tutte le sere, avevo capito che questo ragazzo aveva qualcosa dentro che volevo tirarlo fuori. Dal punto di vista musicale, mi sembra che tu abbia proprio colto il fatto che suonasse la chitarra con accordi già un po' più differenti, complicati, pensando anche a quel momento storico, e questo ti aveva colpito. Sì, esattamente, cioè noi come musicisti di Night avevamo un repertorio molto vasto e soprattutto io avevo la mania di fare dei grandi standard americani e quindi ero abituato a un giro di accordi, quelli classici degli americani, e lui riusciva ad accompagnare questi brani cambiando degli accordi, mettendo dei risvolti strani che però suonavano bene, e questo mi aveva incuriosito moltissimo perché ha continuato a girarmi nel cervello che probabilmente questo aveva lui qualcosa da dire. E allora ho incominciato a consigliargli di provare a scrivere qualche canzone. E lui mi ha detto, no, vabbè, io non l'ho mai fatto, non so come si fa. E allora gli ho incominciato a fare dei piccoli schemini con delle parole, dicendo, metti, tanto eravamo 24 ore su 24 ore assieme, perché dormivamo assieme, suonavamo assieme, pomeriggio facevamo le prove, quindi eravamo sempre assieme. Soprattutto si era creata anche un feeling particolare di artistico. Probabilmente lui era entrato in quello che volevo io, che volevo fargli fare, e io avevo capito invece che se avessi continuato probabilmente ne sarebbe venuto fuori qualcosa. Chiaro che non è che in quel punto lì, partendo da zero, io avessi immaginato che diventava poi quello che ha son molto la musica italiana. Beh, però più avanti mi sembra che forse anticipo anche un po' una parte del libro, però Battisti ebbe, diciamo, una chiusura da parte delle case discografiche perché non erano ancora i tempi, no, per un certo tipo di voce, un certo tipo di voce, perché c'è sempre stata questa strana, un strano alone, no, riguardo alla sua voce, no? Hanno sempre discusso una non voce, quando in realtà è perfetta per quel tipo di musica. Io domando anche a Ricky, che è dietro, quindi tecnicamente, se questa era solo una cosa legata al momento storico oppure effettivamente
momento storico di quel periodo lì, che quindi non potevano ovviamente prevedere, si usciva dal neomelodico, dagli urlatori, arrivava Battisti con le sue canzoni, quindi la cosa era un po' particolare. Mentre invece lui stesso è l'unico che canta veramente bene le sue canzoni. Questo è legato al fatto che un cantautore riesce a interpretare meglio le proprie canzoni, oppure perché proprio c'era un cliché tutto suo. Adesso mi avvicino un po' così mi sento. Vieni. Adesso dico una cosa che andrà un po' contro a noi che siamo anche a nostro modo discografici. Non è che i discografici italiani siano mai stati molto lungimiranti nel passato e anche in tempi moderni. In realtà c'è anche chi non avrebbe mai prodotto i Beatles, quindi fai su due conti tu. Nonostante questo, lui aveva delle radici ben forti per quanto concerne il cantautorato americano, ma sì, anche inglese. E quindi lui blues. Sì, non solo dal blues, ma anche da Bob Dylan e da Donovan. Quindi ma lui, guarda, tutto è nato. Scusa. Vai. Tutto è nato da un cantautore che neanche. Dopo è arrivato Dylan, ma il primo cantautore che ci ha colpito e che a lui sono riuscito poi a metterlo in testa è stato Donovan. Donovan. Sì, e adesso Ricky Anelli ci farà sentire una canzone. No, ho interrotto Ricky, ma vieni. No, ma va bene, cioè giusto. Ci farà sentire. No, si è espresso, ha già detto che insomma i discografici non sono lungimiranti, anche perché poi ovviamente pensano a far cassa nel momento storico, nell'attualità, no? E quindi magari non guardano un po' più avanti, ecco. Poi vabbè, Battisti probabilmente è grazie al fatto che tu hai continuato a proporlo e poi dirai come sei riuscito in qualche modo a farlo passare, no? Durante i provini, e se vuoi dirlo, anzi a questo punto. Lo dico tranquillamente, poi allora, io avevo girato per più di un anno tutte le case discografiche, perché avendo il nome che avevamo noi come campioni, è chiaro che mi conoscevano tutti, per cui non avevo difficoltà ad andare nelle case discografiche a far ascoltare. Però allora portavo dei nastrini, avevo un grounding e facevo i provini nei locali o a casa mia. Non allargarti, avevi un geloso, avevi, non allargarti. Grounding. No, era un grounding. Ah, va bene, ok. E comunque, portando tutti questi nastri, non succedeva mai niente. Finché poi, quando è stato il momento che racconto nel libro, che ho avuto l'appuntamento che poi ha segnato la svolta, quella notte lì io l'ho svegliato perché non ci dormivo, perché era l'ultima illuminazione, e gli ho detto prendi la chitarra e vieni con me, perché certo. Quella notte lì ho detto, se io tutte le volte porto i nastri non succede niente, ma se quando facciamo le canzoni siamo al pomeriggio, sì, quando le canta mi fa venire emozioni. Ecco perché allora ho provato a portare lui. E lui in un primo momento non voleva venire perché era timido. Anche nell'ascensore che ci portava alla casa discografica voleva tornare indietro, perché ricordiamoci che aveva 20 anni. Come è andato quel provino chitarra voce? Abbastanza bene, perché lui ha fatto cantare 4-5 canzoni con la chitarra, di quelle che avevamo fatto, che poi fanno parte del contratto che sono riuscito una a la facciamo concludere. Sentire Fulvio adesso, Adesso ne facciamo sentire una da Ricky, che riguarda proprio Donovan, perché è da una delle canzoni di Donovan che abbiamo fatto una delle canzoni che poi adesso ascolterete, ma che io avevamo preso l'atmosfera di una canzone di Donovan. Che era, scusami, Catch the Wind, no? Esatto. Catch the Wind. Sì. E poi io avevo messo delle parole, riferendomi un po' ai Beatles, perché era ieri il titolo. E poi dopo invece con i tempi, dove io spiego poi, il testo è stato cambiato, diciamo è stato cambiato per modo di dire, è stato tolto Era Ieri, è diventato Era, e la canta Ricky. Per anche questo voglio dire di Ricky. Ricky è un cantante di cui sono innamorato,
perché è un cantautore di quelli che ce ne sono pochi, solamente che come quelli che ce ne sono pochi si fa sempre fatica, no? E allora, diciamo che lui interpreta Battisti nel modo giusto, cioè non imitandolo, non cercando di imitarlo. Questa è una cosa molto positiva, un grande complimento nei confronti di Ricky, e poi al tempo stesso non fai altro che sdoganare da un certo punto di vista il concetto che si può interpretare Battisti non solo con la tua voce così molto particolare, no? La cosa ridicola è cercare di imitarlo. Infatti. Ecco, vediamo Ricky, eccolo qua. Eccolo. Noi abbiamo gli spostamenti della diretta, no? Guarda la bella chitarra Dobro. Il Dobro, questo qua è un National originale. Ottimo. Fantastico, grande, Ricky Anelli in era. Era aprile, era maggio, o era chi lo sa. Era bella o era bella, solo uno su e già. Non ricordo se sorrise quando se ne andò. Io l'amavo solo questo so. E io credevo tante cose che non credo più, non per questo sono triste e ora ci sei tu. E ho paura quando penso che era come te. Grazie Ricky, perfetto, era. E beh, insomma, qua c'è il tipico cantautorato anglosassone, americano, anche appunto alla Bob Dylan, con l'armonica, la Dobro. E forse eravate troppo avanti, ecco, in quel periodo storico eravate un po' troppo avanti. E anche è vero che poi con l'avventura al Festival di Sanremo, cos'è, 1968, già cambia qualcosa. Se pensiamo che in quegli anni la novità in Italia veniva dettata in qualche modo dalle canzoni degli inglesi, del beat, e cambiate solo con il testo, no? Quindi dai Rock agli Equipe 84, ai Dick Dick, quindi eravate a un certo punto, eravate un po' troppo avanti, e la casa discografica, ovviamente le case discografiche avevano delle difficoltà ad accettare questo discorso. Perché noi siamo, adesso ci stacchiamo un attimo dal libro, sempre arriviamo dopo, arriviamo in ritardo, perché non riusciamo ad anticipare i tempi? È una questione di DNA nostro, che quindi abbiamo nelle nostre corde delle melodie differenti, oppure perché, non so, anche la stessa società, o anche il fatto che per esempio a livello governativo non ci sono degli aiuti che possono sviluppare magari la musica nei vari locali, no? Noi sappiamo che ci sono sempre tasse, c'è la SIAE, non puoi uscire, insomma è sempre un grosso problema fare musica. Invece dovremmo cercare di sfiammare un po' queste cose, cercare di essere nella regolarità, ma al tempo stesso dare la possibilità a più persone di emergere. Come mai arriviamo sempre un po' in ritardo? È una questione anche proprio della nostra struttura?
No, guarda, io penso, quello che riguarda me, io sono nato per fare questo mestiere e sono sempre stato uno, mi chiamavano, che ero troppo, mi hanno sempre detto che ero troppo curioso, cioè a me non piaceva, se c'è una canzone di moda non la cantavo, andavo a cercare sempre cose difficili, difficili per i momenti, cioè era troppo facile cantare una canzone che era prima in classifica, grazie. Ecco, questo è stato sempre un po' la mia idea, infatti la passione per questo ragazzo che ho alle spalle è anche questa, perché mi ha sempre incuriosito, e sai perché? Perché io una volta in una festa di popolare ho sentito un cantante cantare Like Rolling Stone di Dylan, come tutti sanno, e ho detto, ma questa canzone non la canta mai nessuno, non conosce nessuno, chi è questo qui? E allora mi sono ero proprio curioso, perché figura di Dylan era una delle mie passioni. E quindi sono andato a vedere, era questo ragazzo qui che cantava. Un ragazzo curioso, anche lui. Non tu, Richard. Un ragazzo curioso come Ricky, ma infatti la curiosità è proprio sinonimo di cultura, di andare a conoscere e apprendere ulteriormente. Chiaramente in quel periodo lì era un po' difficile, non c'era internet, no? Bastava prendere il cellulare, come facciamo adesso, quindi in qualche modo recuperiamo gli accordi di una canzone, chi l'ha fatta, le varie versioni. All'epoca era molto più difficile, no? Giulio, a proposito di mode, diciamo chiaramente che i campioni e Roby Matano non seguivano le mode, le facevano, le anticipavano. Il twist in Italia lo hanno sdoganato loro, sono stati primi in classifica con Tintarella di Luna, lo hanno fatto loro, quindi i campioni sono quelli, non tanto Mina quanto i campioni hanno fatto Tintarella di Luna. A seguito di questo purtroppo hanno perso l'autore, che era Bruno De Filippi, che ha seguito una sua strada personale e ha dovuto il nostro maestro Matano andare a cercarsi il chitarrista per sostituirlo. Prima di Battisti aveva scelto un altro grande chitarrista, aspetta un attimo che devo arrivare a questo. E quello che mi ha incuriosito è che ogni volta che ci trovavamo a Milano, io, Matano e quel chitarrista, quello diceva Robè, settimo piano, ma non capivo mai perché. Il 29 settembre mi ha fatto una presentazione a Milano e c'era anche quel chitarrista, e quello ha spiegato cosa voleva dire Robè, settimo piano, spiega tu che cosa, chi era il chitarrista? Aspetta, vediamo se riesco a creartelo, perché dovrei riuscire a caricare un'immagine, vediamo se carico l'immagine. Ecco qui. Esattamente. In questo frangente ho chiesto a Roby e a lui cosa vuol dire quel famoso Robè, settimo piano, e lui ti spiegherà perché. Allora, brevemente, avevo parlato con Alberto, che suonava a Firenze, l'ho fatto venire a Roma, però nel frattempo mi ero innamorato di Lucio Battisti, perché lo ascoltavo tutte le sere, perché faceva parte dell'orchestra che faceva per noi l'apertura. Per cui io la sera, quando arrivavo nel locale... Anticipavi? Andavi a vederlo prima? Oh, sì. Morale che mi ero convinto che era questo il chitarrista. Allora, però c'era il problema di dire Alberto Radius che avevamo cambiato idea. Certo. E allora lui è venuto a Roma, allora non c'erano i telefonini, non c'era l'ascensore. È venuto a casa mia, io abitavo a Roma naturalmente, come tutti sanno, abitavo a Roma al settimo piano. Quel giorno lì che è arrivato Radius da Firenze, l'ascensore era rotto, quindi si è fatto sette piani a piedi.
litigato, abbiamo fatto una grande, come potete immaginare, e ha detto: oltretutto mi sono fatto 7 piani a piedi per sentirmi di no. Però diciamo la verità che Radius, a parte il fatto che è un grandissimo, ha recuperato tranquillamente quel momento, diciamo, di sbandamento, ha fatto una carriera, è un grandissimo chitarrista, suona benissimo. Grazie, deve dire grazie ancora a Matano, allora, anche per la seconda parte della sua carriera. La seconda parte della sua carriera la racconto nel libro, perché quella disavventura del settimo piano, sì, è stata poi invece la fortuna di Radius, perché anni dopo, e lo racconto, quando fece la Formula 3, doveva essere io il discografico. Ho capito. È meglio che lo racconto nel libro, lo capirete molto bene nel libro, perché è stata quella anche una cosa, una serie di combinazioni che hanno fatto in modo che la Formula 3 entrasse alla numero 1 di Lucio Battisti. Le famose sliding, hai presente le sliding door, le porte, certo. È stata una combinazione di porte che si aprono e che si chiudono e che hanno favorito sia Battisti prima che Radius dopo, sempre per merito di Robin Matano. Ecco, volevo un attimo, visto che si è esibito prima, abbiamo la Sabrina Timelli che dice: bravo Ricky. Saluto a Sabrina Timelli, evidentemente. Ah, non lo so, è una fan di Ricky. Dunque, quali sono, diciamo, le canzoni del periodo che sono state prodotte, realizzate da voi due? Allora, le canzoni che abbiamo fatto saranno una quarantina, però quelle con cui ho fatto il primo contratto erano 7, tra cui c'era una canzone che è diventata Uno in più, sì, che però aveva un altro titolo, poi c'era Tutto il mio amore, poi c'era Era naturalmente, poi c'era, adesso non mi ricordo, comunque Le ombre della sera, Profeti, poi c'era Asciuga le tue lacrime, e poi c'era un'altra canzone che ha inciso, poi ha cambiato anche quello il titolo, che era Che importa a me, che era Tutto il mio amore, incisa da Milena Cantù. Quindi, però, quello che a cui tengo moltissimo a dirlo, anche se io ho fatto degli errori dovuti sempre alla passione, non ero iscritto alla SIAE e quindi i pezzi non sono mai stati firmati da me, perché non potevo. E quindi la gente non lo sa, però le canzoni, quelli che poi Mogol ha cambiato i titoli, io tra l'altro ci tengo molto a dire che Mogol è stato quello che poi ha valorizzato naturalmente Lucio, e Lucio ha valorizzato Mogol, insomma è stata una cosa reciproca, secondo me. Però quello che è nato e tutto quello che è stato le fondamenta e la scoperta di un genio, perché comunque è un genio, quella è una cosa che mi riguarda e basta. Sì. Poi nel libro anche c'è una vena di amarezza, no? Non dico rabbia, ma una vena di amarezza nel rapporto, diciamo, tra voi due, che dopo va avanti un lato oscuro, no? L'artista è una cosa, l'uomo è un'altra. Lui ha separato bene le cose tra artista e uomo, sono due cose completamente diverse. Se è soddisfatto di Lucio Battisti artista, non credo che lo sia altrettanto di Lucio Battisti uomo. Dimmi se sbaglio. No, non sbagli. Purtroppo lui aveva, cioè, questi, mi piacerebbe però raccontarlo con tranquillità, senza a credine non ne ho mai avuta. No, non è il tuo caso, perché continui a parlarne tranquillamente, quindi no. Sì, amarezza ce l'ho tuttora, però non ho mai smesso di essere orgoglioso
per come mi sono comportato con lui e soprattutto non posso non volergli bene, anche se tante volte non è che mi ha voluto tanto bene lui. Beh, però per esempio non ho Richard mi ha mandato un tuo filmato, non posso farlo vedere perché non l'ho girato nella giusta modalità di questa applicazione. È un filmato che fa vedere questa pianura piena di tulipani in un viaggio che avete fatto i campioni probabilmente, no? Quindi ad Amsterdam in Olanda, e c'è questa spensieratezza del rapporto, di questo passeggio diciamo da parte tua e di Battisti per le strade di Amsterdam, e quindi c'è un rapporto più intimo, molto serrato, e che quindi è quello che al limite ti può dare un po' di amarezza per il fatto che dopo, quando è diventato famoso, si è svincolato e è stato un po' relativamente, diciamo, riconoscente nei tuoi confronti. Allora, aspetta un attimo, la mamma, bisogna dire una cosa anche, che la mamma, Dea, la mamma di Lucio Battisti, aveva affidato alle cure personali del maestro Mattano il piccolo Lucio, che era non era maggiorenne, quindi lo aveva affidato personalmente. Non solo, ma poi nel libro si spiega anche il perché e cos'è successo in seguito. A un certo punto il maestro Mattano se l'è anche portato a casa. Poi leggerete cos'è successo dopo, non spieghiamo. Creando, diciamo, dei problemi a livello proprio suo personale. Quindi ecco, vedi che... No, non è che me lo sono portato a casa. No, è che effettivamente dormiva a casa mia, a Milano. Però perché gli avevo trovato la pensione lì vicino al... Tu conosci Milano, no? L'Università Statale, in via Paolo da Cannobbio, e sì. Lì gli avevo trovato la pensione, dove noi poi ci trovavamo al pomeriggio per fare le prove, per provare appunto e cominciare a imparare a fare le canzoni. Però la proprietaria della pensione si lamentava perché disturbavamo, e allora ho preso, l'ho portato a casa mia e dormivo a casa mia. Ecco, hai dato una risposta a Sabrina Timelli, e che quindi ovviamente non gli hai fatto fare 7 piani a piedi, ma l'hai ospitato in un momento storico ben preciso. Vabbè, successo poi in seguito a questa ospitata, poi è scritto nel libro perché le cose non sono andate a livello suo personale. Ma da che cosa può essere dipeso secondo te il fatto che sia cambiato? Una questione di maleducazione, di ignoranza sua personale, che magari si è trovato da solo un po' a far fronte a tante situazioni, a un successo insperato, e che quindi l'ha centrifugato e gli ha fatto perdere completamente il rapporto con gli amici, con la realtà? È possibile che sia stato questo, perché brucia le tappe in pochi anni, in poco tempo, e magari a quel punto lì ha perso di vista la realtà del rapporto. Esattamente, questo è successo, soprattutto perché in quel periodo lì lui era diventato veramente importante, che non contavano più tutti gli altri. Tutti quelli di allora, diciamo i nomi che non faccio, è inutile che ripeto, ci andate a vedere, molti di questi grandi non facevano più neanche i concerti, perché si parlava solo di Lucio Battisti. Lucio Battisti però aveva un carattere molto, da una parte molto chiuso, dall'altra invece una persona completamente allegra, completamente diversa, e quindi noi però era soprattutto anche una persona molto semplice, sì. Non l'ha mai capito nessuno. Per farti un esempio, se per esempio quando eravamo in giro per l'Europa, se gli altri magari andavano a vedere gli spogliarelli, o insomma, che eravamo giovani, Amsterdam, cosa vuoi vedere? Andavamo nei negozi di dischi, perché lui si era innamorato, cioè, aveva capito, e quindi si era
messo, era entrato proprio nel suo cervello, ormai c'era quello che doveva fare delle canzoni. È chiaro che poi, quando è arrivato, quando si è accorto che effettivamente era diventato importante, ha, per certi versi è diventato anche un po' presuntuoso, cioè perché avendo avuto, questo è, vorrei farlo capire, avendo avuto tante delusioni quando io andavo per le case a proporlo, dopo si era legato al dito tutte queste cose, perché tenete presente che c'erano dei discografici che quando mi incontravano cambiavano strada, proprio non volevano saperne. A lui queste cose gliene nascondevo. E però, le una volta. Però quando poi è diventato, abbiamo fatto il primo contratto, eccetera, eccetera, allora tante cose gli ho dovute dire. Certo. Anche per quello che avevo passato io, perché io ero diventato, anche mi prendevano un po' in giro tutti quanti a Milano. E quindi tutto questo aveva contribuito anche a fare una specie di, si era creato dentro di lui una specie di rivalsa, una specie di, non vendetta, ma cioè, quello lì ha detto male di me, io non voglio vedere, cioè, tante cose. E poi, per quanto mi riguarda, anche se... l'hai detto anche tu, cioè, non è che mi abbia trattato benissimo come erano gli accordi, eccetera, eccetera, ma ormai è tutto passato. Passato, ma dentro di me c'è. C'è ancora un po' una vena di amarezza. Ecco, ritorno invece sul discorso della grandezza di Battisti. Chiedo a Ricky, che appunto. Gli piace spaziare nel cantautorato anglosassone di qualsiasi tipo, eccetera, eccetera. Come considera, diciamo, Battisti in una sorta, diciamo, di classifica? Tra... Battisti viene considerato non un cantautore vero e proprio, però consideriamo un produttore ovviamente di bellissime canzoni. C'è una tua classifica riguardo a questo del cantautorato? Qual è la tua? Sui cantautori in generale, dici? In generale, esatto. Battisti, dove lo collochi e quali sono i primi tre posti? Oh, cane, che domanda difficile. No. Ce ne sono tanti a pari merito. Sicuramente non posso che mettere in prima posizione Fabrizio De André, per quanto mi riguarda. Sì. E poi, secondo me, al secondo posto ne stanno tanti. De André sicuramente per me è inevitabilmente al primo posto. Battisti lo metto un attimino dopo, nel senso che io l'ho più conosciuto come, quasi come interprete più che come cantautore, no? In sé. Anche perché poi dopo qua bisogna fare tutto un discorso sul fatto che i testi non li scrivesse lui, e quindi lo metto in quelli che sono musicisti, produttori, e quindi ci sta, metterlo alla seconda posizione insieme a tanti altri, no? Tanti altri. Allora scusami Fulvio, resta comunque un grande autore melodista, tant'è vero che in questo momento Ricky ti farà sentire a tutti gli ascoltatori una delle sue più grandi canzoni, e da questa canzone capirete la grandezza di Lucio Battisti. Che è? È questa. Ah, questa. Al pianoforte. Io non so se si vede. Sto vicino, tranquillo. Non so se si vede tanto il pianoforte, però posso assicurare i nostri amici che c'è. Ah, ecco, bene, bene. La canzone si intitola? La faccio, la sanno tutti, dopo il titolo arriva. Ok. Sente bene il piano? Sì. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire
dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. E tu chiamale se vuoi emozioni. Uscir dalla brughiera di mattina dove non si vede a un passo, per ritrovare se stesso. Parlare del più del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. E prendere a pugno un uomo solo perché è stato un po' scortese, sapendo che quel che brucia non sono le offese. E chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. E tu chiamare se vuoi emozioni. Capire tu non vuoi, tu chiamale se vuoi, emozioni. Complimenti, grazie Ricky, è un grandissimo regalo, perché non è facile, tra parentesi, il computer, l'audio del computer, la voce, eccetera, eccetera, comunque l'emozione di emozioni è arrivata lo stesso, non è un complimento così regalato, veramente, grazie Ricky per il tuo regalo. Fulvio, per i pignolini dell'acustica, no? in diretta è sempre un po'... una piccola sofferenza, no? Io spero che arrivi qualcosa di buono. Ne approfitto per estendere le condoglianze ai nostri Dick Dick, e in particolare a Pietruccio per la scomparsa di Pepe. Direi potremmo fare un applauso al nostro Pepe, che non c'è più, è scomparso qualche giorno fa. Fottissimo Covid, ce l'ha portato via. Vabbè. Purtroppo. Problema in questo periodo, insomma, era... I Dick Dick, Lallo, Pietruccio e Pepe, insomma, anche questo, dopo Stefano D'Orazio dei Pooh, insomma, è un'annata orrenda, cerchiamo di dimenticarla più in fretta e salutiamo appunto con il cuore queste persone che comunque ci hanno accompagnato, una colonna sonora della nostra vita, perché effettivamente queste musiche ormai, da Sognando la California, Io Vagabondo, a tutta l'epopea dei primi Pooh, agli ultimi Pooh, insomma, ragazzi, stiamo parlando di 40-50 anni di musica nostra, di musica nostra proprio, veramente nostra, che quindi ha una contaminazione poi, sì, anglosassone, però è permeata comunque di tanta italianità. Dopo il periodo di
Roby Mattano presso i campi Battisti, presso il campione di Roby Mattano, viene Battisti sdoganato dal punto di vista discografico, lui si fa il contratto, poi riesce a fondare questa casa discografica, la numero uno, che diventa anche una fucina di personaggi, e dietro c'è comunque Roby Mattano perlomeno come presenza di consigliere, e questa è una cosa molto importante, perché comunque tu hai tenuto, diciamo, un rapporto perlomeno professionale più o meno in evidenza. Poi c'è stato un momento in cui vi siete completamente staccati, però fino a un certo momento lui poteva essere col carattere, poteva avere tutto quel carattere indubbiamente ombroso, particolare, eccetera eccetera, però alla fine la sostanza era quella, venire da Roby Mattano e chiedere un consiglio. Ma guarda, per la verità non ci siamo mai staccati per anni, perché lui, cioè, non posso raccontare tutto quanto il libro, però per una serie di circostanze io l'avevo, ecco, devono comprare, ecco. Avevamo litigato di brutto per una cosa che non mi era piaciuta proprio per niente e che racconto, e però lui mi aveva poi ricercato e mi aveva chiesto di delle cose molto delicate, e a questo punto io gli ho detto: va bene, tu vuoi che ci vediamo, vuoi, va bene, però siccome ormai a Milano mi prendono in giro tutti perché mi danno dell'illuso, perché giri, quindi noi, io e te, ci vediamo, ci sentiamo, quando hai bisogno mi chiami, però non deve saperlo nessuno. E questo l'ho spiegato molto bene nel libro, per delle ragioni che alcune le ho messe lì. E quindi siamo andati avanti fino all'83-84, dove per una serie di circostanze io ero tornato alla numero uno e ero stato chiamato anche da lui per collaborare con lui per la realizzazione di un album di Adriano Pappalardo. E dopo quell'occasione lì ci siamo rivisti a Milano un paio di volte e poi non l'ho più visto. Quello che mi ha fatto molto male è stato non sapere che lui aveva questo problema di salute, anche perché gli sarei stato vicino, non sarei stato naturalmente quello che lo faceva guarire, però mi è rimasto dentro questo rimpianto di non averlo saputo, perché avrei voluto perlomeno parlare un po' con lui quando non stava tanto bene. Abbiamo perso la connessione, forse, no? Mi sa di sì. No. Mattano Milanelli, bravi. Ah, eccolo qua. Eccoti. No, sto facendo un po' di regia, quindi vi vedevo tranquillamente. Mattano Milanelli, bravi, gran bel libro, da parte di Carlo Lecchi. Ok, lo streaming, visto la situazione, ma live, in presenza col pubblico, vedi il 29 settembre, di quando è stato presentato. Qual è il vostro pensiero? Mi sentite se vi lascio in campo aperto? Sì. No, non è vero, non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Vabbè, no. Qual è il vostro pensiero per ciò che riguarda il futuro? Perché fare musica in questo momento, produrla, pensare di calendarizzare le produzioni, visto che voi comunque producete con Musica per il Cervello, grandissimi artisti, insomma, questa situazione chiaramente penalizza. Come pensate in qualche modo di affrontare, di tenere duro? Guarda, la fortuna sta tutta nel disciplinarsi,
e nel vedere la musica come un vero e proprio lavoro, anche se non c'è il live, le produzioni comunque esistono ed è il momento per farsi sentire. Io poi sono convinto, mi sto sempre di più convincendo che la musica sia a disposizione di tutti, ma non sia per tutti, quindi magari punterei più su un discorso qualitativo vero e proprio, ma qui mi sto riferendo non solo a noi a livello di produzione, ma anche a chi distribuisce, no? Puntare magari sulla vera e propria qualità è quella che pagherà, anche perché alla fine del degrado culturale e di questa bruttissima malattia ci sarà un momento dove bisognerà risorgere in qualche modo, no? E dal degrado di solito si risorge con una ondata di cultura e di positività, e forse quello che serve a... Non so se poi ho risposto esattamente alla domanda. Ma, certo, almeno avere, utilizzare questo momento di trasformazione, di un cambiamento, per cercare comunque di rendere la situazione positiva. Questo è un modo di ragionare giusto e in qualche modo propositivo. Invece volevo domandarti sempre, Ricky, come vedi il momento storico, visto che sei ancorato alla logica del cantautorato, e questo ovviamente a me fa molto piacere, ma penso anche a Richard e a Roby, ma anche a tanta altra gente. Come vedi questo momento storico che si basa in realtà su personaggi che sono più che altro di tendenza, poco musicali, sono dei fenomeni chiaramente costruiti ad arte, e dove la musica, arrivato a un certo punto, c'entra ben poco, se non per il fatto, diciamo, di esternare una forma di spettacolo. E quindi qual è il tuo ragionamento nei confronti di questa, del rap in generale, che ha già una sua logica, è già acclarato, ma soprattutto una deformazione orrenda, che secondo me è quella del trap? Io penso, qui devo parlarti da fruitore di musica o da produttore musicale? Il produttore, ti anticipo, dice: beh, non posso lasciare nulla al caso, quindi se c'è uno che viene a dire guarda voglio produrre, voglio, allora mi produci, allora tu probabilmente dal punto di vista professionale diresti di sì, però magari lo faresti in una forma più virtuosa. Lo farei sempre con una cosa importante che mi ha sempre accompagnato nella vita, che sono le radici. Ci ho fatto pure uno spettacolo che si intitolava Roots, proprio perché le radici credo che siano l'unica cosa che spinge un artista a non sentirsi proprio solo in una dinamica. Dal momento in cui non si inventa più niente, lo sappiamo, e non c'è bisogno qua di tirarsela a dire ah, io ho inventato un genere, perché non è vero, caro artista giovane. È tutto un rimestolare, tutto, ma basta farlo con stile. Bukowski, senza citare gli aforismi di Facebook che ci ha rotto le palle, però Bukowski diceva lo stile è una risposta a tutto, quindi fare le cose con stile in questo momento è forse l'unica cosa che consente ai più. Per quanto riguarda poi tutto quanto concerne i generi di nuova invenzione, non è sicuramente un consiglio che do, ma uno spunto di riflessione, ovvero: se abiti a Sesto Marelli va bene, puoi lavorare un po' nell'ambito del Bronx, però tu non sei né dell'East Coast né del West Coast, quindi quantomeno non fare gangster, ma vai avanti a fare il rapper dei nostri giorni, delle nostre periferie, che non sono quelle dove si ammazzano le persone, perché Tupac era uno che non solo aveva substrato, ma aveva anche un coraggio, e da leoni, e infatti poi è morto ammazzato, quindi... Beh, hai detto una cosa molto giusta, che è quella che riguarda appunto le radici. Anche nella trasmissione precedente con Giordano Casiraghi e Renato Marengo si parlava proprio, loro parlavano poi di quel libro che riportava 50 anni di musica, no? Quindi un periodo molto lungo. Adesso però, dagli anni 90 ad adesso, c'è stato uno tsunami, e quindi quando c'è uno sconvolgimento, nell'ultimo periodo abbiamo avuto anche un Covid, credo che a questo punto la cosa più importante è fermi tutti, guardiamo un po' quello che eravamo, non dico che possiamo tornare a come eravamo prima, ma almeno riassestiamoci in qualche modo. Quindi il discorso delle radici è perfetto. Domando a Richard invece, per ciò che riguarda la stesura di questo libro, ricordiamoci, speriamo bene Lucio, se c'è un momento anche nel racconto che da parte di Roby Mattano che ti ha in qualche modo emozionato, che quando ti sei messo lì a riportarlo hai detto ma porca miseria, mi ha colpito, eccetera eccetera.
anche qui, oppure vabbè, è rientrato tutto in una forma normale di stesura e come normale evoluzione delle cose. Allora, il primo che abbiamo fatto assieme è nato durante il primo lockdown, Vengo dal Night. Questo è nato durante il secondo lockdown. Spero che non sia un terzo lockdown, se no facciamo una libreria addirittura. Comunque c'è un episodio che mi ha colpito, cioè, a parte tutto, perché abbiamo scoperto veramente le radici, parlavamo di radici e queste sono le radici della musica italiana. Italiana. Un episodio che mi ha particolarmente colpito è, che poi ti faccio raccontare da lui e poi vediamo di chiudere in bellezza ancora con Ricky, è l'ultimo incontro che ha avuto il maestro Matano con Alfiero Battisti, cioè il padre di Lucio Battisti. È stato un momento veramente toccante, emozionante, che non sta a me raccontare, che racconterà lui. E spero che poi, leggendo il libro, compratelo prima di Natale nei bookstore Mondadori, perché c'è, ecco, e, leggendo il libro poi vi commuoverete anche voi a questo e a tanti altri episodi del libro. Vuoi parlare dell'incontro con Alfiero Battisti e poi lasceremo... Allora aspetta, prima di chiudere con Roby, mando in sovraimpressione sempre Carlo Lecchi che dice: Ricky Anelli conosce la musica e suona egregiamente, i trapper no, e con l'autotune e nemmeno sanno cantare. Vabbè, insomma, quindi Carlo Lecchi io non lo conosco, se non per il fatto, non lo conosco personalmente, ma il club del vinile, giusto? Quindi che ha dato più premi a gennaio o a febbraio, credo abbia insignito il club del vinile, abbia insignito di un premio importante il maestro Matano nell'ambito di una presentazione. E adesso vai con l'episodio. Io mi tolgo perché non voglio più ascoltare quell'episodio, è troppo emozionante. Esatto. Ok, allora Roby ci racconta questo incontro con il papà di Lucio Battisti, purtroppo in un momento di crepuscolo della sua vita. Allora, innanzitutto volevo dire una cosa. Adesso, quando chiudiamo, Righi vi farà ascoltare una canzone. Questa canzone di Lucio è una canzone che Lucio aveva scritto e che aveva dato a Bruno Lauzi. Perché con... tra Lucio e Bruno c'era un certo feeling, quindi poi lui ha cantato anche Amore caro, amore bello, eccetera, eccetera. Allora, quando Bruno è scomparso, hanno istituito il premio Bruno Lauzi. Allora abbiamo iscritto Ricky Anelli. Di nascosto, tra l'altro. Di nascosto, lui non lo sapeva. No, questo è l'autore di questa iscrizione, è stato mio figlio Francesco. L'abbiamo iscritto con una canzone che lui neanche voleva sentire, Ricky. Ma al premio Lauzi invece ha vinto. Quando c'è stata la premiazione c'era un omaggio a Bruno Lauzi. Allora, essendoci di mezzo io, abbiamo pensato che la canzone più adatta era questa canzone, che era La farfalla impazzita. No, L'Aquila. Quindi adesso io vi racconto l'episodio del papà di Lucio e poi sentirete la meravigliosa interpretazione di L'Aquila di Righi. Allora, era il 2006. E un giorno ho ricevuto una telefonata di un signore che mi diceva che aveva in cura Alfiero Battisti, che era il papà di Lucio, e che gli aveva dato l'incarico di cercarmi, di telefonarmi, perché voleva assolutamente vedermi. E allora mi sono fatto dire dove era a Chianciano. Sono andato a Chianciano e il papà di Lucio, quando mi ha visto, naturalmente si è commosso
e ho passato tutto il giorno a parlare con lui, ha voluto che gli raccontassi i nostri viaggi, tutta la storia, ancora per l'ennesima volta. E poi è arrivato la sera, tardo pomeriggio, che io dovevo tornare indietro, e a questo punto gli ho detto: adesso gli devo dire una cosa importante, e mi ha tirato fuori dalle tasche un mazzo di chiavi e mi ha detto: queste sono le chiavi di casa mia. Faccio presente che Alfiero Battisti era rimasto da solo perché era morto Lucio, la figlia e la moglie. Lui era rimasto solo. E quindi mi ha detto: prendi queste chiavi, sono le chiavi di casa mia, vai a casa mia e cerca e prendi tutto quello che ti riguarda degli anni che hai passato con Lucio, perché a casa avevo tante cose. Per esempio c'era una valigia con tante etichette degli alberghi, eccetera. E sono stato lì per un momento interdetto. Certo. E poi gli ho detto di no. Gli ho detto di no, lui si è messo a piangere, mi ha detto che lui ci teneva moltissimo, però ho insistito io, ho voluto non prendermi questo per me era una cosa, da una parte era una cosa che mi piaceva, ma dall'altra parte... Però dopo ci sono state delle polemiche riguardo a questo. In un mare di guai... Hai preferito, anche perché poi la risposta più incredibile è stata proprio del papà di lui e di Lucio Battisti, cioè di seguire, di rintracciarti, perché ti vedeva comunque l'unico depositario di questa cosa, quindi non vedeva altre persone, né alla moglie, cioè la nuora o chi altri. È stata una giornata molto... Sono tornato a casa quella sera lì, vedendo questa persona di una aveva ormai 93 anni, mi ricordo, 92, molto dispiaciuto, e anch'io ero molto dispiaciuto, però sono convinto di aver fatto la cosa migliore che potevo fare. E anche perché poi i veri ricordi ce li hai messi nel libro, negli altri libri che tu hai scritto da questo punto di vista, quindi poi riguardano sempre la tua testimonianza. Poi l'oggetto è relativo, perché dopo l'oggetto pensa come cose in mano di persone che non hanno alcun punto di riferimento, magari non sanno neanche che quello... Quella valigia poteva appartenere veramente a Lucio Battisti, chissà dove è andato a finire, quindi non è un grosso rammarico, l'importante è aver avuto un rapporto con Lucio Battisti ben preciso. Sentiamo... Sai cosa vorrei domandare, cosa mi domando io? Sì? Chissà dove è andata la Stratocaster di Battisti, più che altro. No? La meraviglia! Era un maniaco Lucio. Sia degli amplificatori, aveva l'Ego Binson, quando doveva fare qualche assolo mi dava la gomitata, roba, adesso mi preparo. Allora senti, chiudiamo con la canzone, però dopo ci salutiamo ulteriormente, quindi finiamo con la canzone e poi l'ultimo saluto finale. Allora Ricky Anelli con la canzone che gli ha consentito di vincere il premio Laozi, ed è L'Aquila, giusto? Allora, guarda, se ti racconto una roba, se vuoi raccontare tutto va benissimo, però te la racconto così, intanto che mi piglio la chitarra, anzi non la faccio col dobro, la faccio con questa, con la Hummingbird. Ecco. Ti racconto questa cosa qua brevemente. Io c'avevo sto pezzo, che era Una mattina che vale, poi non mi convincesse. Secondo me più non convinceva loro, però va bene lo stesso. Quando ho partecipato, poi bisognava portare per forza una canzone cover. Ora tu vedi che a fare le cover io mi metto un po' in difficoltà, no? Anche perché le devo personalizzare per forza, perché sennò sto male. Allora Roby mi ha detto: ma personalizzala come ti pare. Io faccio: beh, a nostro rischio e pericolo, il mio
country, il mio folk deve contaminare anche Lauzi e Battisti. È venuta fuori una roba del genere. Il fiume va, guardo più in là, un'automobile corre e lascia dietro sé del fumo grigio e me e questo verde mondo indifferente perché da troppo tempo ormai apre le braccia a nessuno come me che ho bisogno di qualche cosa di più che non puoi darmi tu. Un'auto che va, basta già a farmi chiedere se io vivo. Mezz'ora fa mostravi a me la tua bandiera d'amore, che amore poi non è. E mi dicevi che io dovrei cambiare per diventare come te, e ami solo me, ma come un'aquila può diventare aquilone, che sia legato pure no, non sarà mai di cartone, no, no. Cosa sono io non so, ma un'auto che va, basta già a farmi chiedere se io vivo o no. Il fiume va, sa dove andare, e guardo più in là in cerca d'amore, un'automobile corre e non ci sono dove terre, e lascia dietro sé del fumo grigio e me in questo verde mondo del quale mi confondo indifferente perché da troppo tempo ormai e apre braccia a nessuno come me che ho bisogno di qualche cosa di più che non puoi darmi tu. Ma un'auto che va, basta già a farmi chiedere se io vivo. Basta già a farmi chiedere se io vivo. Allora, una domanda, è la versione che hai fatto proprio per il premio, questa col genere country, l'hai deformata adesso? No, il genere country è proprio quella che, perché il country è poi il genere dove, nel quale io mi qualifico in quanto cantautore dei tempi moderni. Allora, era un arrangiamento che ho voluto scrivere perché mi piaceva così, e quando la cosa più bella è che quando mi hanno chiesto perché hai scelto L'Aquila, io gli faccio perché è l'unica della quale ricordo il testo a memoria. Così
Beh, anche perché poi non so se mi spiego, ma hai fatto anche la seconda voce del finale, che di solito c'è una seconda voce che dice, no? Quindi ma, guarda, me lo posso ancora permettere, quando l'enfisema mi coglierà dovrò fare meno in qualche modo. Allora, qua ci sono, ti ringrazio, che è un grandissimo, proprio musica per il cervello, proprio questo ci vuole, abbiamo bisogno di musica per il cervello veramente, quindi è ottimo. C'è un saluto da parte di Renato Franchi, un abbraccio anche da parte appunto di Carlo Lecchi. Il libro mi levo, lascio i maestri a parlare delle cose importanti. Buon Natale Fulvio e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie, spero di rincontrarti più presto anche di persona. Grazie Ricky. Tantino anche. Che certo. Specie in Champions League, dai, ok. Va bene, allora siamo arrivati alla fine. Il libro è da leggere. Scusa se ogni tanto mi sono assentato, ma gli ascoltatori mi andavano a chiamare. Per esempio, voglio ringraziare Carlo Lecchi che mi ha chiamato, alcuni dell'associazione AVI che hanno chiamato chiedendo perché non li abbiamo avvisati prima, a me sembrava di averli avvisati, ha chiamato il nostro amico Santini, ha chiamato alcuni amici personali, ha chiamato Cici, che noi sappiamo chi è, ecco, diversa gente ha chiamato e ho dovuto assentarmi un attimo per rispondere. Ecco, mi avevi detto che il libro partecipa a un concorso ed è stato selezionato, giusto? Non è esattamente così, io mi sono confuso con i numerosi libri che abbiamo scritto, è quello precedente, Vengo dal Night, che è nella cinquina finale del... Ok, vabbè. Però siamo sempre lì a parlare di un periodo storico ben preciso, molto bello, spensierato anche della scena italiana, non solo musicale, che ha visto Roby Matan. Alcune località come Varazze, Sestri, alcune località della Liguria, e il maestro Matano, gli è scesa una lacrima perché erano i suoi posti dove faceva il night in grande stile, proprio la Riviera. Il Nautilus no, ero nel locale concorrente. Va bene, no? Perché il Nautilus ho presente benissimo, dove andava anche il papà di mio suocero, il papà di mia moglie, quindi ne so qualcosa, era un locale in quegli anni meraviglioso. Allora, Roby, io consiglio a tutti di prendere questo libro, ovviamente, perché pone un assenso di verità alle cose riguardanti chiaramente Lucio Battisti, e quindi per fortuna che ci sei tu a testimoniare questa situazione e soprattutto conoscere un lato di Battisti molto intimo, molto positivo, anche se ha dei toni veramente amari, perché dopo l'evoluzione della storia è cambiata, ma in quel momento in cui tu hai conosciuto il vero Battisti, Battisti era un personaggio adorabile e meraviglioso. Quindi va bene, se vuoi aggiungere qualcosa, Roby? Aggiungi un saluto al nostro editore Roberto Tira e ai suoi ragazzi che ci stavano guardando e ci hanno mandato un messaggio per saluto di buon Natale. Buon Natale a tutti, buon Natale a te, Fulvio, a tutti quanti. Sono contento di aver fatto questa chiacchierata, spero che mi abbiate capito e soprattutto se prendete il libro leggerete un po' meglio tutta la storia, a cui tengo moltissimo, anche perché è quello che mi è rimasto, è quello di poter raccontare esattamente come sono andate le cose. E capirete che Lucio Battisti non è stato un fungo che è nato dalla sera alla mattina, ma una sua storia, una sua evoluzione, una sua scuola e tutto il resto poi è venuto di conseguenza. Allora io ringrazio Ricky Anelli, l'abbiamo salutato prima, ringrazio Richard Milella, ci sentiremo ovviamente prossimamente, ringrazio Roby Matano, un grandissimo abbraccio, un grandissimo augurio di buone feste, soprattutto di un 2021 che deve essere veramente propositivo a livello musicale, a livello editoriale ovviamente, quindi cerchiamo di ricrescere e abbiamo soprattutto il nuovo Babbo Natale che è Roby Matano. Grazie ancora, ciao, auguri, grazie, ciao.
Vabbè, abbiamo finito chiaramente con un Roby Mattano molto, ma molto natalizio, e a questo punto non mi resta, come organizzatore della rassegna Diretta Libro, con questa doppia puntata molto agile e simpatica con Giordano Casiraghi, Renato Marengo, Richard Milella, Roby Mattano e Ricky Anelli, ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questa diretta con i loro commenti. Vi mando un grandissimo abbraccio, speriamo veramente di passare delle feste serene e soprattutto di rivederci l'anno prossimo con una grandissima voglia di fare, molto ma molto positiva, anche da parte ovviamente dei Mondadori Bookstore che sono collegati. Grazie e buone feste, buon Natale, buon anno a tutti.